buongiorno. In questa occasione cercherò di presentarvi brevemente Wikidata, a partire dalle sue origini, la sua evoluzione, fino a ciò che permette attualmente di fare sotto diversi punti di vista, ma soprattutto per quanto riguarda il controllo di autorità delle persone. Dunque, Wikidata, www.wikidata.org, è una base di conoscenza, un database libero, con oltre 90 milioni di elementi che chiunque può modificare. Wikidata è nata poco più di 8 anni fa, per la precisione il 29 ottobre del 2012, e ha quindi appunto compiuto recentemente 8 anni, mentre la più nota sorella maggiore, Wikipedia, è nata il 15 gennaio del 2001, in inglese e successivamente, nei mesi e negli anni successivi, in altre lingue, fino a raggiungere oltre 300 lingue che vedete presenti in questa pagina, più o meno ordinate per consistenza numerica. Ecco, Wikipedia appunto è multilingue, come mostra il suo stesso simbolo, e ognuna di queste Wikipedia è scritta da una comunità diversa e quindi copre argomenti spesso leggermente diversi, in ogni caso mai coincidenti, per un totale di circa 55 milioni di articoli tuttora in crescita. Wikipedia continua a crescere, come mostra l'incompletezza del suo globo. E tuttavia, appunto, questi 55 milioni di articoli presentano spesso delle notevoli sovrapposizioni. Ci sono articoli che sono presenti in decine o addirittura in centinaia di queste 300 lingue. Facciamo un esempio. Se noi prendiamo un articolo sull'Università di Pisa che io frequento, lo prendiamo in italiano, ecco, questo articolo è presente, come si può vedere scendendo in basso e andando a vedere la barra di sinistra, in queste circa 10 lingue più altre 31. Questa scelta viene fatta in automatico dal software sulla base più o meno della mia collocazione geografica. Comunque in totale sono circa 40 lingue, le altre appunto sono presenti, le posso scorrere qui dentro, vedete, sono ordinate più o meno per continente. Ecco, questo articolo è presente in circa 40 Wikipedia, e vedete come si presenta questo articolo, che ha appunto un suo incipit, poi ha una serie di paragrafi e questo box sulla destra, e appunto qui sulla sinistra i link alle diverse altre Wikipedia. Ora, voi immaginate un mondo prima di Wikidata. Il mondo prima di Wikidata è sostanzialmente raffigurato molto bene in queste due immagini di sinistra, mentre il mondo dopo Wikidata è rappresentato molto bene in queste due immagini di destra, che erano state fatte girare nei primi mesi in cui Wikidata esisteva, che furono anche i primi mesi in cui io cominciai ad essere un utente attivo su Wikipedia, cioè in cui cominciai a modificare le voci di Wikipedia in italiano. Ecco, in quell'epoca giravano queste due immagini che adesso cercherò di spiegare. Immaginate che ognuno di questi puntini rossi sia una voce di una diversa Wikipedia, di una Wikipedia in una diversa lingua. Ecco, prima di Wikidata cosa succedeva? Nel momento in cui avevo questa voce presente in più lingue, ognuna di queste lingue doveva linkare ad ognuna delle altre, e quindi era necessario che in fondo ad ogni voce ci fosse un link alle voci nelle diverse altre lingue, e quando se ne aggiungeva una doveva passare un programma automatico che in tutte le altre segnalasse il fatto che questo nuovo articolo era nato. Immaginate quindi, nel momento in cui una voce è presente in 11 lingue e se ne aggiunge una dodicesima, che le altre 11 debbano registrare il fatto che questa dodicesima si è aggiunta. Un sistema decisamente, diciamo, poco comodo, appunto per la necessità di mantenere tutta una serie di bot che facessero questo lavoro, e l'assenza di una visione, diciamo, centralizzata di, ad esempio, per sapere quante Wikipedie hanno mediamente voci su università italiane, o quante Wikipedia hanno mediamente voci su comuni della Spagna. Ecco, questo non era possibile a causa di questo sistema totalmente, diciamo, decentralizzato, no? In cui ognuna delle Wikipedia doveva puntare alle altre. Questo
adesso non è più così. Adesso noi abbiamo un unico punto centrale, questo punto blu che è Wikidata, che registra tutti i collegamenti tra le lingue. Quindi su Wikidata noi abbiamo un elemento Wikidata, vedete questo link all'elemento Wikidata, in cui io vengo a sapere, da cui io vengo a sapere che questo articolo, questa voce, è presente in 41 lingue. Vedete, ci sono arrivato direttamente da questo link modifica collegamenti. Qui ho la lista di tutti i collegamenti da diverse Wikipedia e se mi interessa aggiungerne una nuova, basta che modifichi, aggiunga qui un nuovo codice linguistico e salvi, e automaticamente tutte le 41 voci esistenti sapranno che ne è nata una 42esima. Quindi, appunto, la primissima funzione di Wikidata fu centralizzare i collegamenti tra le diverse Wikipedia. C'è anche una seconda funzione a cui Wikidata doveva assolvere, e questa funzione riguarda invece proprio il contenuto delle voci, non solo i link tra le diverse lingue, ma proprio il contenuto. L'Università di Pisa è situata a Pisa, in Italia, è stata fondata nel 1343 ed è attualmente un'università avente come rettore Paolo Maria Mancarella e circa 50.000 studenti, che forse saranno anche cresciuti nel 2020. Ora, questi dati che vediamo nell'infobox qui sulla destra, questa tabella appunto viene chiamata infobox dai wikipediani, questi dati sono dati che dovrebbero essere comuni a tutte le Wikipedia, cioè tutte le Wikipedia dovrebbero condividere questi dati, e questo vale per un'università, ma vale anche per un comune che ha un certo numero di abitanti, che ha un certo sindaco, che ha certi comuni che confinano con esso, vale per uno Stato, vale per un grandissimo numero di voci delle diverse Wikipedia. E questi dati, qual è il problema? Questi dati sono presenti in ciascuna delle diverse Wikipedia separatamente, no? Immaginate che appunto questi puntini rossi siano diverse Wikipedia, il puntino verde quadrato o il puntino verde scuro quadrato sono le informazioni che ognuna di queste Wikipedia ha, che vedete sono informazioni che a volte sono diverse, a volte addirittura, come nel caso di questo puntino qui in basso a destra, non ci sono, perché magari è una Wikipedia piccola, la voce è stata fatta in fretta per una serie di motivi, può essere che ci siano dati che divergono tra le diverse Wikipedia o che addirittura mancano, ma in teoria questi dati appunto dovrebbero essere identici e dovrebbero anche essere sempre aggiornati, cioè nel momento in cui abbiamo un nuovo dato sul numero di studenti dell'Università di Pisa, oppure il rettore cambia, eccetera, eccetera, dovremmo avere un immediato aggiornamento delle diverse Wikipedia, il che non è assolutamente detto che accada, perché probabilmente accadrà su Wikipedia in italiano, dove ci saranno più persone che controllano questa voce, ma su Wikipedia più piccole o più distanti da noi, come Wikipedia in cinese o Wikipedia in greco moderno, eccetera, potrebbe accadere che le informazioni restino obsolete per più tempo. A che cosa? E quindi in Wikidata in che cosa aiuta? Aiuta nel fatto che se Wikidata contiene l'informazione più corretta e più aggiornata al suo interno, vedete questo bel puntino verde quadrato grande collegato al punto blu centrale, tutte le informazioni possono essere prese dalle diverse Wikipedia in tempo reale e quindi mantenersi sempre uniformi, aggiornate, attraverso quest'unico punto centrale, risparmiando notevole fatica per i wikipediani che sanno di poter contare, meno in teoria, su una fonte sempre aggiornata e affidabile, alla quale contribuiscono persone da comunità molto più ampie, perché io su Wikidata potrò contare, per quanto riguarda argomenti che interessano di più a una comunità ispanofona, potrò contare sugli utenti ispanofoni. Per quanto riguarda gli argomenti che sono più di area anglosassone, potrò contare su un grande numero di utenti anglosassoni, per l'area italiana sugli utenti italiani. Cioè, Wikidata, essendo un progetto unico e multilingue, può contare su una comunità molto vasta, che quindi dovrebbe riuscire a tenere aggiornati i dati relativi alle più varie aree del sapere in modo migliore di quanto non potrebbero fare gli utenti delle singole Wikipedia, che probabilmente terrebbero maggiormente aggiornati gli argomenti a loro più vicini, ma rischierebbero invece di rimanere indietro su argomenti che sono, diciamo, per loro più marginali. Ecco, questo è il secondo aspetto a cui doveva rispondere e alla quale sta cercando tuttora di rispondere con risultati sempre migliori Wikidata, cioè
non solo centralizzare i collegamenti interlinguistici, ma anche uniformare i dati. Tuttavia, adesso si va anche oltre, perché innanzitutto dobbiamo dire che questi dati che sono presenti su Wikidata non li prendono soltanto le singole Wikipedie, li può prendere chiunque. I dati presenti in Wikidata, come potete vedere scorrendo fino in fondo la pagina principale di Wikidata o qualunque elemento di Wikidata, in fondo troverete sempre questa parte finale. Tutti gli dati strutturati dai namespace principale, cioè gli elementi, proprietà, le semi ed entity schema, che adesso non vedremo, però vedremo le proprietà, non vedremo le semi e gli entity schema, ma vi potete fidare, sono disponibili in licenza Creative Commons CC0. E se volete vedere, questa licenza Creative Commons CC0 è sostanzialmente la esplicita donazione al pubblico dominio, cioè tutto ciò che è presente in Wikidata, visto che i dati puri non hanno copyright perché non sono sostanzialmente un'opera dell'ingegno, tutto ciò che è presente in Wikidata è in pubblico dominio e può essere quindi riutilizzato da chiunque su qualunque sito senza nemmeno citare Wikidata se vuole, perché appunto si tratta di pubblico dominio. Questa massima apertura di Wikidata consente che i suoi dati possono essere utilizzati non solo all'interno dei progetti Wikimedia come Wikipedia e come gli altri progetti fratelli di Wikipedia, ma anche più latamente all'esterno, con implicazioni ovviamente enormi. I dati di Wikidata sono usati da Google, sono usati dalle biblioteche nazionali, sono usati da una vastissima gamma di entità che appunto ne usufruisce. E adesso a questo punto possiamo entrare in Wikidata e vedere com'è fatto un elemento. Allora chiudiamo due schede e a questo punto siamo ancora sulla pagina principale di Wikidata. Vedete che Wikidata, abbiamo detto, Wikidata è un progetto multilingue, no? Tuttavia, io al momento lo sto visualizzando in inglese. Vi chiederete come si fa a visualizzare in un'altra lingua. C'è questo tastino che mi permette di passare ad altre lingue. Tuttavia, come potete vedere, richiede la registrazione. Per vedere Wikidata in una lingua diversa dall'inglese serve che io mi registri, quindi create account. Se non avete ancora un account dovete solo inserire nome utente, password e l'indirizzo email vi conviene perché è l'unico modo per recuperare la password nel caso la perdiate, quindi anche se è comunque facoltativo, poi vabbè, questo serve per vedere che non siate un programma automatico e create il vostro account, è facilissimo. Se avete già un account fate il login e adesso io farò il mio login. Una volta fatto il login vedrete Wikidata già in un modo abbastanza diverso, ancora più diverso secondo ovviamente di tutti i gadget che avrete diciamo aggiunto alla vostra interfaccia di base e alcuni dei quali vi saranno mostrati in questa occasione. Innanzitutto vedete che avendo io impostato come lingua dell'interfaccia l'italiano, adesso vedo tutto in italiano, tutto o quasi, perché ogni tanto c'è qualcosa che non è stato tradotto e allora ciò che non è stato tradotto lo vedrete comunque in inglese, però diciamo a livello generale vedrete quasi tutto in italiano e ciò che non vedrete in italiano potenzialmente lo potrete tradurre voi stessi, perché su Wikidata tutto è traducibile, tutto è multilingue, traducibile non solo nelle 300 lingue di Wikipedia ma anche in alcune in più che non hanno ancora una Wikipedia propria e che potenzialmente potrebbero averla in futuro oppure no, ma comunque su Wikidata ci sono anche più delle 300 lingue che sono le lingue appunto delle diverse Wikipedia. Adesso che io ho fatto il login possiamo anche vedere un elemento di Wikidata. Questo è un elemento di Wikidata come io lo vedo, vedete, ancora senza aver fatto il login, perché questa pagina l'ho aperta prima di fare il login, quindi vedete com'è l'elemento con tutte queste belle cose in inglese. Adesso lo ricarichiamo e lo vediamo in italiano. Quindi ricarichiamo questo elemento, ecco, vedete che adesso passo all'italiano e a questo punto cominciamo a parlare di questo elemento, di come è strutturato. Un elemento di Wikidata è strutturato sostanzialmente in quattro parti che adesso vedremo. Vedete che sono sul tab leggi, c'è anche un tab cronologia come su Wikipedia,
che mi permette di vedere tutte le modifiche che questo elemento ha subito nel corso del tempo. Questo epidosis sono io, come potete vedere, che ho fatto una serie di modifiche a questo elemento in preparazione a questo evento. Vedete che a differenza di Wikipedia c'è questo tab etichette, ma non c'è un tab modifica. Il tab modifica che su Wikipedia, ad esempio, c'è, perché tutti gli elementi di Wikipedia sono modificabili da chiunque, tutte le voci di Wikipedia sono modificabili da chiunque anche senza login. Questo ovviamente è vero anche per Wikidata, e allora però vi chiederete perché non c'è un tasto modifica in cima? Perché gli elementi di Wikidata sono elementi strutturati e quindi non è previsto che un utente possa modificare, diciamo, da un tasto modifica generale per poi fare modifiche in diversi punti della pagina. A seconda del punto che io voglio modificare, c'è un tasto modifica specifico per quel punto. Ad esempio, c'è un tasto modifica specifico per ogni punto che voglio modificare, adesso lo vedremo. A cominciare dalla prima parte dell'elemento, abbiamo detto che sono quattro. La prima è questa tabellina grigia che vedete qui, che contiene etichette, descrizioni e anche conosciuto come, cioè gli alias, vengono chiamati alias, oppure sono sostanzialmente le forme varianti del nome, che sono specifici per le diverse lingue. E voi vedete solo sei lingue, perché io, nelle mie impostazioni di utente registrato, ho detto che volevo vedere solo queste sei lingue. Ma in realtà le lingue sono potenzialmente molte di più. Se io clicco su tutte le lingue inserite, vedete che ne escono già altre, ma queste qua sono solo quelle in cui un'etichetta è stata compilata. Ma io potenzialmente potrei aggiungere l'etichetta, la descrizione o l'alias in oltre 300 lingue, e quindi appunto qua comunque vedete già qualche lingua in più. Allora, cosa significano queste etichette e descrizioni alias? È piuttosto intuitivo. L'etichetta è la forma del nome che per una qualche ragione io considero per quella determinata lingua come la migliore, quella testata dalle fonti più autorevoli, quella più corretta, eccetera. La descrizione mi dà una breve descrizione in linguaggio umano di chi è questa entità, in particolare questa persona. Gli alias mi danno delle forme del nome alternative attestate in questa lingua. Ecco, questo per quanto riguarda le etichette e descrizioni alias, che sono appunto presenti nelle diverse lingue. Questa era la prima parte dell'elemento. La seconda parte dell'elemento consiste nelle dichiarazioni, che vedete, ognuna delle quali, così come questa parte qui ha il suo tasto modifica in cima, ecco, voi vedete che la lingua che io ho come lingua dell'interfaccia, cioè l'italiano, mi appare sia all'interno del box, sia qua sopra, in forma più estesa, più preminente. Se io voglio modificare questa parte, io faccio modifica e con questo tasto modifica posso modificare tutte le lingue presenti in questo box. Se io volessi modificare una lingua diversa da quelle, c'è un modo, e cioè vado su etichette, vado su modifica, gli do il codice linguistico che mi interessa, ad esempio potrei dargli come codice linguistico il AST, l'asturiano, la lingua asturiana, e potrei aggiungere una nuova etichetta in asturiano per poi salvare. Ecco, questo per dire, però appunto, vedete, questo tasto modifica quindi vale per tutte etichette, descrizioni, alias. Se adesso scendo, vedete che ogni dichiarazione ha un suo tasto modifica. Le dichiarazioni mi danno informazioni su che cos'è questo elemento, a partire dalla informazione più importante, istanza D, che mi dice proprio che cos'è da un punto di vista di tipo. Questo elemento è un umano, è un libro, è un edificio, uno stato, un comune, un evento sportivo. L'istanza D mi definisce proprio che cos'è questo elemento. All'istanza D seguono una serie di altre dichiarazioni. Allora abbiamo il sé, per gli umani abbiamo sesso, poi abbiamo prenome, cognome anche volendo, e poi in questo caso abbiamo direttamente le date di nascita, luogo di nascita, data di morte e luogo di morte. Ora mi soffermerò su queste cose che vedete, riguardo in particolare la data di morte, che è un ottimo esempio per il funzionamento di Wikidata e la precisione che consente di raggiungere il data model, il modello dei dati di Wikidata. Ora,
voi vedete che per le date di morte, come anche per le date di nascita che ho passato più velocemente, abbiamo ben 6 alternative diverse per questo Johannes van Eyck. Johannes van Eyck, appunto, abbiamo... Perché abbiamo 6 date diverse? Banalmente perché ognuna di queste 6 ha almeno una fonte. Ecco, una prima informazione importante è che tutti i dati inseriti in Wikidata possono e dovrebbero, soprattutto alcuni dati particolarmente importanti, in realtà tutti i dati dovrebbero avere una fonte, ma mentre ad esempio è abbastanza scontato che chiamandosi il nostro personaggio Johannes fosse di sesso maschile, tendenzialmente abbastanza scontato, è abbastanza scontato che il nome sia Johannes, visto che appunto le etichette dicono tutte Johannes, anche se in realtà, visto che ci sono forme varianti del nome, potrebbe essere disputabile il fatto che sia Johannes con H o senza H, ma vabbè, diciamo, su certi dati il fatto che ci sia una fonte è un pochino meno importante, ma dati come la data di nascita, data di morte, luogo di nascita, luogo di morte, dovrebbero sempre avere una fonte. E vedete che infatti in questo caso ce l'hanno, anzi, abbiamo addirittura dei contrasti tra le fonti che hanno portato ad avere ben 6 valori della data di morte. Vediamo ad esempio alcuni valori. 1000 anni di scienza in Italia, appunto, è in questo caso la fonte dell'affermazione. Se io voglio sapere che cos'è 1000 anni di scienza in Italia, lo apro, è un altro elemento ed è un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nel 2001, che ha in particolare un suo sito, che è questo, eccetera. Io in particolare 1000 anni di scienza in Italia lo afferma all'interno di questa entry qua che io posso aprire, è un sito esterno, vedete, lo apro e mi dice appunto Roma dopo il 1616 e appunto abbiamo anche la data di consultazione che per i siti è sempre importante perché ovviamente i siti possono modificarsi, possono morire e quindi è importante sapere quando questa informazione è stata consultata. E vedete... Io so che quindi, secondo 1000 anni di scienza in Italia, il nostro personaggio, la nostra persona è morta, nel XVII secolo, cioè nel 600, dopo il 1616, cioè il limite inferiore è il 1616, quindi dal 1616 in poi. Ecco, questa cosa qua che vedete rientrata, la vedete rientrata e in carattere leggermente più piccolo, vedete che non è propriamente non è il valore della proprietà. Il valore della proprietà è il XVII secolo, cioè data di morte XVII secolo. Questa cosa qui si chiama qualificatore. Il qualificatore, che vedete, è anche qua una coppia di proprietà più valore, mi permette di dare un'ulteriore specifica riguardo a... qualche aspetto della dichiarazione che sto facendo. Quindi, ad esempio, posso specificare questa dichiarazione che è morto nel XVII secolo dicendo XVII secolo dopo il 1616. Potrei anche aggiungere più di un qualificatore. Vedete che io posso aggiungerne potenzialmente un altro per dare ulteriori informazioni, se ne ho. I qualificatori, appunto, permettono di aumentare la precisione di una dichiarazione. Un altro possibile qualificatore, ad esempio, è il motivo del superamento dell'asserzione e adesso appunto ne parliamo. Vedete, questo valore che io ho qui ha, se io passo su questi 3 puntini qui sulla sinistra, ha classificato normale. Questo valore qui ha classificato sconsigliato, vedete che è annerito il puntino in basso, e questo qui ha classificato preferito ed è annerito il puntino in alto. Cosa sono questi 3 puntini? Sono la cosiddetta classificazione, in inglese sono i ranks, rank appunto, cioè la classificazione, il grado di precisione, il grado di aggiornamento, il grado di bontà di un dato. Io attraverso questi tre puntini posso far sapere che c'è un dato, questo 1620, che ha come condizione della fonte possibile, cioè io vengo a sapere che è un'informazione che io non so per certa, ma che viene teorizzata dalla fonte, che è il Dizionario Biografico Italiano, io vengo a sapere che questo 1620 con condizione della fonte possibile è il miglior dato che ho a disposizione, quello più aggiornato, quello sostenuto da una fonte migliore, fonte più aggiornata, più attendibile, eccetera, più autorevole. XVII secolo, data limite inferiore a 1616, ha classificato normale, cioè
è un'informazione che ha un buon grado di precisione, ma non è la migliore. 1616 è proprio sbagliato, è un classificato sconsigliato, è un'informazione o obsoleta o imprecisa, e io sono certo che è imprecisa, perché un'altra fonte mi dice che lo è sostanzialmente. E io quindi posso dire che in questo caso c'è un errore nella fonte citata. L'errore nella fonte citata in particolare è il Gemeinsame Normdatei, cioè il sistema bibliotecario tedesco. Perché io registro un dato che so essere sbagliato o impreciso? Per evitare che venga reinserito in futuro come corretto, questo è un punto fondamentale, ma anche appunto in generale per mettere in guardia il mio lettore nel caso in cui trovi altrove questo dato, che io ho sufficiente cognizione del fatto che sia sbagliato. È sbagliato perché se io guardo una delle fonti presenti nelle altre date di morte che hanno classificato normale o preferito, scoprirò che 1616 non è senza, cioè non è la data di morte, non si può affermare che sia la data di morte, ma è semplicemente l'ultima data in cui si sa che fosse vivo Johannes van Eyck. Ma il fatto che sia la data di morte è sostanzialmente, diciamo, un'imprecisione, cioè è l'ultima data in cui si sa che sia stato vivo, ma non necessariamente questo significa che sia morto. E quindi dire 1616 tout court è impreciso ed è quindi errato, però io lo registro appunto per far sapere che questa cosa è errata. E quindi appunto Wikidata permette di registrare le dichiarazioni con classificazione preferita, normale è quella che si usa quasi sempre, o sconsigliata, permette di renderle più precise attraverso l'uso di qualificatori come questo qui, motivo del superamento della stazione, o questo qui, vedete, e permette di mettere ad ognuna di queste dichiarazioni una fonte, come appunto le fonti che abbiamo appena visto. Ok, passiamo oltre, poi vedete altre dichiarazioni, scendiamo, e arriviamo, questo lo vedremo dopo, arriviamo alla terza parte dell'elemento, gli identificativi. Mentre la prima parte, cioè le dichiarazioni, era una parte dell'elemento che mi dava informazioni sulla entità in questione, gli identificativi mi danno informazioni sulla presenza di questa entità in altri siti. Dico siti perché quasi sempre gli identificativi sono siti internet, ma potenzialmente un identificativo potrebbe anche essere un identificativo di un'opera cartacea che, ad esempio, che so, mi dà un elenco dei professori di una tale università dando ad ognuno un numero. Io potrei banalmente fare un identificativo anche per un'opera cartacea che appunto mi dà una numerazione di tutti i professori di una tale università, dicendo sotto il numero tale ti dà informazioni sul professore X, nato, morto, che ha insegnato all'università per l'età, per il tale periodo di tempo. Quindi potenzialmente potrebbe anche essere un'opera cartacea, di solito sono siti internet. Il primo identificativo che vedete è il VIAF, che dovrebbe essere noto, il VIAF che in questo caso è presente in ben 5 esemplari, questo vuol dire che la clusterizzazione ha avuto qualche piccolo problema. Appunto il VIAF mi dà poi una serie di biblioteche nazionali che sono riportate subito sotto il VIAF, a partire dalla Vaticana, la Biblioteca Nazionale Francese, quella tedesca che ha due identificativi, saltiamo qui, NKC, quindi la Repubblica Ceca, NTA, Paesi Bassi, anche qui due identificativi. Wikidata si lamenta dicendo che ce ne dovrebbe essere solo uno, ma ovviamente qui non è un errore di Wikidata, ma è un errore della Biblioteca Nazionale, e aspettiamo che li uniscano per poi rimuovere quello unito. I DREF, biblioteche universitarie francesi, WorldCat è noto, WorldCat si basa come vedete sul VIAF. Sotto gli identificativi delle biblioteche nazionali vedete altri identificativi. Biografisch Portal van Nederland ci dà informazioni biografiche su questo personaggio, appunto è un portale biografico dei Paesi Bassi. Il CERL era un identificativo di controllo di autorità fatto da un consorzio di biblioteche europee che si basava sostanzialmente sui controlli di autorità presenti anche nel VIAF, quindi in realtà ci importano moltissimo. 1000 anni di scienza in Italia, ne abbiamo già parlato. La Treccani Online, il dizionario biografico degli italiani, qua vedete il qualificatore che mi dice chi è l'autore della voce, e una biblioteca che vedete non è membro del VIAF, l'Unione Romana Biblioteche Scientifiche, di cui Stefano Bergioni sa qualcosa, visto che ci abbiamo lavorato insieme. E appunto anche qui vedete quindi un controllo d'autorità che non fa parte del VIAF.
Qui finisce la terza parte dell'elemento, cioè gli identificativi, che vedete permettono a Wikidata di essere sostanzialmente un punto focale per tutti questi identificativi. Ognuno di questi, trovandosi all'interno di un elemento di Wikidata, attraverso questo elemento può linkare a tutti gli altri che l'elemento presenta, il che non è poco. Poi vedremo, poi Stefano farà vedere alcuni esempi. Ultima parte dell'elemento, qui non c'è un'intestazione, comunque da qui da dove finiscono gli identificativi c'è l'ultima parte dell'elemento, che comprende i link alle diverse Wikipedie e a tutti gli altri progetti Wikimedia. Qua c'è Commons, quindi i file multimediali, e poi negli altri progetti Wikimedia al momento Johannes van Eek è assente, ma potrebbe comparire in futuro. Ecco, l'ultima parte dell'elemento quindi sono appunto gli interlink tra le diverse Wikipedie. Molto bene. Questa è quindi la struttura di un elemento di Wikidata, con etichette, descrizioni, alias, dichiarazioni, gli identificativi, qui, e infine i site link, cioè appunto i link alle diverse Wikipedia e ai diversi progetti Wikimedia. Bene, a questo punto vediamo alcune cose più specificamente relative al controllo di autorità attraverso Wikidata. Anche qui aggiorniamo la pagina. Se vi interessano informazioni su come Wikidata fa controllo di autorità, in particolare per le persone, ma non solo in realtà, questa pagina, Wikidata, due punti, Wikiproject Authority Control, la dovete cercare così all'interno della barra di ricerca, poi premete invio e arriverete su questa pagina. Questa pagina vi dà una serie di informazioni di base su come si fa controllo di autorità attraverso Wikidata, in particolare quali sono gli strumenti che vi possono semplificare la vita, quali più importanti li vedremo adesso, e poi trovate una serie di link ad altre pagine utili che vi danno ulteriori informazioni. È una pagina che abbiamo cercato di ripulire, di aggiornare, di rendere più utile di recente, quindi speriamo che appunto possa avere una sua utilità. Adesso vedremo invece alcuni esempi appunto più specifici. E innanzitutto partiamo, vedete anche qua che è in inglese, vedete così un pochino l'interfaccia in inglese, adesso io passo all'interfaccia italiana sempre aggiornando la pagina, e vedete appunto l'identificativo, questo è un esempio di proprietà, le famose proprietà che abbiamo visto, questa è la proprietà dell'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce, che vedete appunto è una proprietà, quindi in quanto proprietà, dopo il barra wiki qui nell'URL ha property due punti e poi P e il numero della proprietà. Ecco, quindi appunto l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce, anche qui abbiamo, in questo caso sono tre le parti dell'elemento, etichette, descrizioni e alias nelle diverse lingue, come potete vedere, anzi sono quattro perché c'è il tipo di dato, identificativo esterno, ok. Poi abbiamo delle dichiarazioni che ci descrivono questa proprietà, è una proprietà di controllo di autorità per persone, è una proprietà di controllo di autorità fatta da una biblioteca e riguarda il cattolicesimo e la Chiesa Cattolica, si trova in Italia, emesso dalla Pontificia Università della Santa Croce, abbiamo alcuni esempi dell'uso di questa proprietà, vedete alcuni esempi, URL di formattazione, altre cose, via. Sull'identificativo mix and match ci torniamo. E poi vediamo i vincoli. I vincoli sono un aspetto molto importante in Wikidata perché ci dicono come una proprietà dovrebbe essere utilizzata. I due vincoli che ci interessano di gran lunga di più sono i primi due che vedete qui, il valore singolo e il valore unico. Valore singolo significa, dato un elemento di Wikidata, in quell'elemento dovrebbe essere presente un singolo valore di questa proprietà, cioè non dovrei avere due identificativi PUSC per lo stesso elemento. Valore unico mi dice, dati due elementi di Wikidata, questi due elementi non dovrebbero contenere lo stesso identificativo PUSC, cioè non dovrebbe accadere che due elementi abbiano appunto lo stesso identificativo PUSC. Se io metto assieme valore singolo e valore unico è detto anche valore univoco, ma cambia poco, se io metto assieme queste due diciture ottengo sostanzialmente il fatto che tra Wikidata e il PUSC, così come in generale tra Wikidata e qualunque biblioteca che faccia controllo di autorità, ci dovrebbe essere una relazione biunivoca, e cioè
ad un elemento di Wikidata corrisponde un identificativo di questa biblioteca. Se c'è una relazione che non è bionivoca, è indice di un qualche problema o in Wikidata o nella biblioteca, perché vuol dire che c'è qualcuno che ha un duplicato, in sostanza, oppure che un identificativo è stato inserito nell'elemento sbagliato. In generale sono questi i possibili problemi. Il vincolo di formato invece mi dice quale dovrebbe essere, diciamo, la struttura dell'identificativo, cioè se è un identificativo numerico, alfanumerico, quanti numeri, quante lettere, se contiene barre, non barre, trattini, non trattini, tutto questo invece è visto dal vincolo di formato. Se io vado nella pagina di discussione di questa proprietà, trovo una serie di cose molto molto utili. In questo box che sta per comparire, questo box azzurro che sta sotto la dicitura documentazione, questo box azzurro contiene una serie di link molto utili. Ad esempio, questi link qui in cima sono link al sistema di query di Wikidata, che mi dà dei dati aggiornati relativi all'uso di questa proprietà. Altri link al sistema di query, vedete questo, sotto la dicitura liste, questi qua sono tutta una serie di altri link molto utili. Li vedete con dicitura inglese perché nessuno li ha finora tradotti in italiano, ma anzi, alcuni sì, alcuni sono tradotti in italiano, ma la gran parte non lo sono, però appunto anche questi sono una serie di link molto interessanti. Adesso vedremo, noi abbiamo parlato appunto dei vincoli. I vincoli possono avere il vincolo in inglese si chiama constraint, quindi ci possono essere delle constraint violations, cioè delle violazioni dei vincoli. Io le posso vedere in due modi. Il primo modo è entrare nei database reports. Io entro nei database reports e ottengo una lista aggiornata all'incirca ogni settimana, è aggiornata ogni settimana ai dati della settimana precedente più o meno, quindi attualmente aggiornata appunto una settimana fa, aggiornata il 1 novembre, e vedete una lista delle violazioni di valore singolo, di valore unico e vabbè anche di formato. E vedete appunto una lista delle violazioni. Qui ci sono degli elementi che hanno più di un identificativo del PUSC e sotto invece abbiamo degli elementi che hanno lo stesso identificativo PUSC. Tutti questi casi andrebbero controllati a mano per vedere dove sta l'errore. Se sta nel PUSC, se sta in Wikidata, se sta in entrambi, più raro, per appunto migliorare reciprocamente le due fonti. Se mi interessa invece avere i dati aggiornati non una settimana fa, ma aggiornati in tempo reale, torno qui, scendo ancora un pochino e vedete che qui ci sono appunto i diversi vincoli. Valore singolo, valore univoco, che è il valore unico, formato, eccetera. E io posso mandare questo Sparkle, io apro questo Sparkle, apro quest'altro Sparkle, li apro, e a questo punto avvio la query. Avvio la query e mi dà in tempo reale 26 risultati per la violazione di valore singolo e me ne darà altri 5, 6, quanti sono? 6 per la violazione di valore unico. Questo è aggiornato in tempo reale. Cos'altro si può fare col sistema di query di Wikidata? Lo mostriamo molto molto brevemente. Adesso torniamo sempre sulla talk di questa proprietà. Qua in cima, ad esempio, posso mandare questo current uses che mi dà una lista di tutti gli elementi che contengono la proprietà. C'è un limite a 1000, lo posso rimuovere e posso avere una lista di tutti gli elementi che contengono questa proprietà attualmente. Ci metterà un pochino, ma in generale è piuttosto rapido. I dati, come vedete, sono aggiornati ad alcuni secondi fa, alle 11.13.58 del tempo del fuso orario dell'Europa centrale, cioè UTC+1. E a questo punto otterrò appunto una lista degli elementi che contengono la mia proprietà. Diamogli tempo. Vedete appunto P5739 è la proprietà appunto identificativa della Pontificia Università della Santa Croce. Nel frattempo vediamo altri usi che si possono fare dei dati di Wikidata. Ne vediamo due molto velocemente. Vediamo ad esempio sull'elemento di Douglas Adams, che è un elemento che viene spesso usato come esempio del funzionamento di Wikidata, possiamo vedere
un esempio del funzionamento di Reasonator. Reasonator è un tool che permette di visualizzare un elemento di Wikidata in linguaggio umano. In particolare funziona molto bene sull'inglese, quindi adesso lo proverò mettendo lang inglese, e appunto trasforma i dati presenti in Wikidata in linguaggio umano con una buona precisione. Mentre si carica questo, mostrerò anche l'altra cosa che volevo mostrare, la mostrerò su Carlo V, e cioè invece un albero genealogico generato da Wikidata. Un albero genealogico generato da Wikidata attraverso, in questo caso, Ancestors. Quindi Ancestors, appunto, è un modo di trasformare le relazioni di parentela presenti in Wikidata in un albero genealogico che arriva, vedete, fino ai bisnonni, con le loro immaginette, il sesso e le date di nascita e di morte. Molto bello. Molto bello per tutti quegli elementi che hanno molti dati genealogici, lo vedete qui in tutto il suo splendore. Se io clicco su una di queste persone, a sua volta posso visualizzare l'albero genealogico di questa persona, e anche qua vedete la lingua era impostata sull'italiano, adesso invece mi passerà all'inglese. Vedete che visualizzo l'etichetta in inglese, ma volendo la posso ripassare all'italiano se mi interessa. Allora metto lang it e ritorna all'italiano. E questa è un'altra funzione molto carina di Wikidata. Bene, vediamo Douglas Adams in inglese. Ecco, vedete, questa è una brevissima brevissima serie di informazioni biografiche in inglese, ricavate dall'elemento stesso. Il sistema di query nel frattempo è riuscito ad ottenermi gli elementi che avevano un PUSC, che sono 50.923. Il sistema di query è uno strumento estremamente potente che mi permette anche di incrociare diversi dati. Ad esempio posso chiedere quali di questi elementi non hanno un identificativo WIRF e otterrò una lista ovviamente molto più breve, visto che la gran parte degli elementi presenti nel PUSC ha un identificativo WIRF, ma 205 non hanno un identificativo WIRF. Posso anche chiedergli quali di questi elementi che hanno il PUSC e non hanno il WIRF hanno una data di nascita e hanno, se vogliamo, anche una data di morte. Allora inserisco data di nascita e data di morte, gli chiedo anche di mostrarmele, glielo chiedo qua in cima, e faccio ripartire la query e verrò a scoprire che 66 elementi che hanno un identificativo PUSC e non hanno un identificativo WIRF hanno una data di nascita e una data di morte. Qui ci sono dei piccoli problemi di visualizzazione, nel senso che questo probabilmente ha precisione secolo. Il sistema di query nella visualizzazione non è ancora molto bravo a visualizzare la precisione delle date, ma ci stiamo lavorando. Questo comunque non era un errore nei dati, cioè se voi entrate nell'elemento dell'alberone di Metz non c'è scritto che è nato il 1 gennaio del 700, ci sarà scritto verosimilmente che è nato nel 8 secolo, d'occhio e croce, controlliamo giusto per 7 secolo, ecco 7 secolo, perché poi lui mi visualizza l'ultimo anno del secolo in questo caso. Però appunto questo è un problema di visualizzazione del sistema di query, non è un problema dei dati. Posso anche ordinare ad esempio sulla base di una delle colonne o sulla base del valore dell'identificativo, che qui viene ordinato vedete come se fosse l'ordinamento, vedete qua non è per numero ma è per ordine alfabetico, quindi sui numeri sballa un pochino, ma si può ottenere un ordinamento per numero fatto bene. In ogni caso, appunto, il sistema di query ha delle enormi potenzialità per incrociare dati diversi, oppure io posso anche chiedere, ad esempio, quali elementi hanno sia un identificativo del PUSC, sia un identificativo, ad esempio, di URBS. Allora, posso cercare, ad esempio, quali hanno sia PUSC sia URBS, e visualizzare questo dato e vederlo in un risultato di una query. Vediamo un attimo cosa otteniamo. Sono 6422 che hanno entrambi gli identificativi. Ecco, si può giocare moltissimo col sistema di query per ottenere analisi anche molto specifiche, ad esempio un gruppo specifico di elementi, che so, gli scrittori latini, gli scrittori italiani vissuti nell'Ottocento, quanto sono presenti nel PUSC, quanto sono presenti in un altro database, quanto sono presenti in entrambi, quanti nell'uno e non nell'altro. Si possono fare
moltissime cose ottenendo dati aggiornati in diretta e particolarmente interessanti. Tutto questo che abbiamo visto nell'ultima parte, quindi il sistema di query, i constraint, resonator, ancestors, sono tutti modi di visualizzare i dati di Wikidata e di visualizzarli a volte in modo tale da riscontrare eventuali errori in Wikidata o negli identificativi che Wikidata linka. Vediamo adesso in quest'ultimissima parte invece come si può migliorare la propria esperienza di modifica di Wikidata. Ci sono due modi che sono complementari. Il primo modo, per il quale dovete ancora una volta essere registrati, è andare nelle vostre preferenze e attivare alcuni gadget, quindi andate su accessori. I gadget particolarmente importanti da attivare sono, no, moltissimi, poi ce ne sono molti di utili in realtà. Quelli che sono abbastanza imprescindibili sono merge, per unire gli elementi, ogni tanto capita di creare duplicati per errore o di trovare duplicati già esistenti, quindi merge è fondamentale. E poi altri due, duplicate references, per duplicare un riferimento in modo da copiarlo da una dichiarazione ad un'altra. Current date, anche questo fa risparmiare alcuni secondi preziosi. Quando aggiungete consultato il all'interno di un riferimento, vi dovrebbe compilare in automatico la data del giorno stesso. E quindi, appunto, queste sono le principali cose che potete attivare attraverso le preferenze. Poi, dopo che avete attivato tutto ciò che vi interessa, adesso lo mostro, vedete, vi si attiverà il pulsante salva, voi salvate e in quel modo, dopo che avete salvato, queste cose saranno immediatamente attive. L'altro, tuttavia, appunto, una serie di cose molto utili non si possono attivare nelle preferenze, ma serve un modo un pochino più complesso che adesso mostrerò. Voi siete sulla vostra pagina utente, che è questa qua che vedete a fianco al vostro a questa iconcina di un omino. Voi siete sulla vostra pagina utente, se probabilmente a voi apparirà rossa perché non l'avete ancora creata, nel qual caso, appunto, nel momento in cui la create, poi diventerà blu come è la mia. Siete nella vostra pagina utente, dicevo. La vostra pagina utente la potete creare per inserire informazioni che vi interessano, che vi interessa far sapere al pubblico, per far sapere un po' chi siete, che cosa vi interessa su Wikidata, che cosa fate su Wikidata. Potete anche inserire una serie di link utili che usate spesso. Io questo uso l'ho fatto in modo molto pervasivo, ho inserito tanti link che uso più o meno spesso. Se no, potete fare anche una cosa più contenuta, ad esempio vediamo la pagina utente di Stefano. Ecco, poi vedete una serie di link utili in forma leggermente meno invasiva, eccetera. Ma appunto, dalla vostra pagina utente dovete aggiungere a livello di indirizzo slash la barra e poi common.js. Cliccate, potete vedere la mia pagina, il mio common.js come esempio. A questo punto, questa pagina la dovete creare voi. La cosa che vi posso consigliare di fare è, molto banalmente, copiare tutto ciò che c'è nel mio common.js, proprio copiarlo così, lo copiate e lo incollate nella vostra pagina. In questo modo attiverete tutta una serie di gadget che vi possono essere variamente utili. Adesso mostrerò quelli che vi possono essere verosimilmente più utili. Alcuni effettivamente non li uso più nemmeno io, però appunto sono tutte cose che possono migliorare la vostra interfaccia di modifica. Prima di mostrarvi che cosa fanno questi gadget che attivate in questo modo, cioè creando la vostra sottopagina common.js, quindi dovete avere user, due punti, il vostro nome utente, quindi questo è il mio, voi dovete avere qui il vostro, slash common.js, ecco,
attivando il vostro CommonJS, quindi appunto copiate tutto ciò che c'è nella mia pagina, create la vostra pagina, ce lo incollate dentro e la salvate. A quel punto attiverete questi gadget, che, di cui adesso tra pochissimo vi mostro il funzionamento. Prima però vi mostro come funziona Mix and Match. Mix and Match anch'esso richiede un login, che adesso farò. Vedete, fai login con Wider per modificare. Allora io vado su Wider, mi richiede un login, che adesso dovrebbe avvenire in automatico. No, allora... Sì, esatto, avviene in automatico perché mi ero già loggato prima. Consenti. Dopo che avete consentito, appunto, vi ricarica Mix and Match e adesso vedrete che vi dirà che siete loggati. Dandogli un attimo di tempo, dovrebbe comparire benvenuto seguito dal vostro nome utente. Esatto, benvenuto Epidosis. Appunto, adesso sono loggato, adesso posso usare Mix and Match. Prendiamo, vedete che qui c'è una serie di cataloghi, qui mi dice ultimi cataloghi, poi qui c'è una lista di cataloghi suddivisi per grosso modo argomento, qui c'è un'altra lista di cataloghi suddivisi anch'essi per argomento secondo un criterio un pochino diverso. Adesso io cerco il catalogo che mi interessa, il catalogo del PUSC. Se ricordate, nella proprietà del PUSC, vedete, il catalogo del PUSC è collegato alla proprietà P5739. Se io ritorno nella proprietà P5739, trovate il link al catalogo, perché vi ricordate, io scendendo avevo detto che c'era un identificativo Mix and Match, cioè questo identificativo Mix and Match, entrando nel quale io arrivo al medesimo catalogo. Vedete, adesso sto ritornando proprio nel medesimo catalogo che ho aperto poco fa. Eccolo qui. Catalogo importato dall'utente Bargioni, è stato importato in un momento appunto dal, in realtà questo è un catalogo che esisteva precedentemente, poi è stato unito al catalogo importato da Bargioni. Un primo catalogo fu creato nel giugno del 18 e poi Bargioni ha caricato il suo all'incirca nel febbraio, dovrebbe essere gennaio o febbraio di quest'anno 2020, e vedete che questo catalogo si presenta in questo modo. Abbiamo abbinati manualmente al 50%, abbinati automaticamente al 16%, non abbinati al 27%, non applicabile a Wikidata, potete anche non badarci, no Wikidata è un residuo del passato, quindi diciamo i tab, le cose che ci interessano sono queste tre, abbinati manualmente, automaticamente e non abbinati. In totale questo catalogo contiene 101.000 entry, sono tutti umani. Sappiamo che sono tutti umani, perlomeno dovrebbero esserlo. Come funziona Mix and Match? Io ho una serie di entry. Queste entry andranno abbinate a degli elementi di Wikidata. Vediamo un esempio. Vediamo nelle entry abbinate manualmente. Lo carichiamo. Vengono visualizzate, se non sbaglio, 25 o 30 entry per pagina. Eccolo, allora ad esempio abbiamo un abbinamento tra Gregorio De Andrés, che vedete secondo i dati, questi qua sono i famosi dati ausiliari, i dati ausiliari dovrebbero dare un aiuto nell'abbinare una entry di un catalogo con Wikidata, quindi ad esempio sappiamo che questo Gregorio De Andrés è nato nel 19 e morto nel 2005 e vedete che appunto è abbinato a questo elemento di Wikidata. Cosa significa che è abbinato? Significa che Wikidata riconosce che questa entry e questo elemento raffigurano la stessa entità e che nel momento in cui questo abbinamento si compie, su Wikidata viene aggiunto l'identificativo corrispondente. Se io entro in Gregorio De Andrés, vedete, questo Gregorio De Andrés corrisponde a catalogo PUSC 2344, lo vedete apparire in basso sulla sinistra il link, se no posso anche entrarci così lo vedete, catalogo PUSC out 2344, vedrete che all'interno di Gregorio De Andrés è presente identificativo Pontificio Università della Santa Croce 2344. Ottimo. E quindi nel momento in cui appunto si crea un abbinamento su Mix and Match, su Wikidata viene aggiunto l'identificativo. Mix and Match è uno strumento che analizza ad esempio gli auxiliary data e gli elementi di Wikidata e periodicamente lui stesso
è in grado di compiere alcuni abbinamenti automatici, vedete, abbinamenti automatici tramite nome e data. Tuttavia, molti casi non consentono un abbinamento automatico. Ad esempio, se noi entriamo negli abbinati automaticamente, gli abbinati automaticamente sono abbinamenti che Mix & Match fa, ma che non è certo siano corretti e che quindi richiedono un controllo da parte di un umano, tipicamente perché ad esempio qui mancano le date di nascita e di morte, e quindi non riusciamo a capire se siano abbinamenti corretti o meno, e serve un po' più di ragionamento. Qui serve un intervento di un umano. Adesso li sto scorrendo, possiamo provare a vedere, ad esempio, possiamo provare a vedere se riusciamo ad abbinarne uno di questi abbinati, abbinato automaticamente. Facciamo una piccola prova. Emilio Agazzi dovrebbe essere, se l'abbinamento è corretto, dovrebbe aver scritto delle opere che trattino di filosofia. Proviamo a vedere. Emilio Agazzi, etica del discorso. Se l'unica opera che c'è è etica del discorso, è possibile che sia effettivamente la stessa persona. Entriamo in Emilio Agazzi su Wikidata. Possiamo aggiungere, già che ci siamo, un'etichetta in tedesco e in portoghese come deformazione professionale. Allora, scendiamo fino a dove c'è il nostro identificativo VIAF, entriamo nell'identificativo VIAF, vediamo se tra le opere presenti nel VIAF c'è etica del discorso. Se c'è etica del discorso, dovremmo essere sufficientemente certi dell'abbinamento. Scendiamo. Ecco, in questo caso non c'è tra le opere etica del discorso. Probabilmente non c'è perché Emilio Agazzi di Etica del Discorso è curatore, e quindi essendo soltanto il curatore, probabilmente il VIAF non lo registra, perché nessuna delle biblioteche nazionali viene a sapere che appunto ha curato quest'opera. Io comunque personalmente, visto che è improbabile che ci siano altri Emilio Agazzi che si sono occupati di filosofia, direi che l'abbinamento è comunque, al di là del fatto che il VIAF non riporti quest'opera sotto le opere di Emilio Agazzi, l'abbinamento è sufficientemente certo perché io lo possa approvare, e quindi lo approvo. Una volta approvato l'abbinamento, io ritorno nell'elemento di Wikidata, lo ricarico con F5 e vedete che mi è comparso l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce, è comparso qui, è l'identificativo 653. E se io vado nella cronologia dell'elemento, scoprirò che oggi, in data di oggi, 9 novembre, l'utente Epidosis ha aggiunto attraverso Mix & Match, vedete, etichetta Mix & Match 1.0, ho aggiunto l'identificativo della Pontificia Università della Santa Croce 653. Molto bene. A questo punto notiamo... E con Mix & Match, poi ecco, su Mix & Match c'è anche un terzo tab, che sono proprio quelli che sono le entry che proprio Mix & Match non è stato in grado in alcun modo di abbinare, i famosi non abbinati. Nel caso dei non abbinati, non è detto che questi elementi non siano presenti in Wikidata, è possibile, accade, che ad esempio l'elemento su Wikidata abbia un'etichetta leggermente diversa e che quindi Mix & Match non sia stato in grado di compiere l'abbinamento. Facciamo un esempio: se su Wikidata, ipotizzo, questo L. Ableiter fosse presente come Ludwig o Lucas Ableiter, Mix & Match non sarebbe stato in grado di abbinarlo nemmeno automaticamente, ma non vuol dire che questo L. Ableiter non sia presente in Wikidata. Quindi anche per quanto riguarda i non abbinati serve una certa serve controllo umano prima di decidere se l'elemento verrà creato ex novo. Vedete che abbiamo già un link diretto per crea il nuovo elemento, oppure se invece io possa indicare un elemento preesistente inserendo qui il numero dell'elemento e poi creando quindi l'abbinamento. Serve sempre un controllo umano. Vedete che nel corso del tempo questo catalogo di Mix & Match è comunque ogni mese varie decine di ID vengono abbinati, in generale più di 100 ID, 100, 200, vari ID ogni mese vengono abbinati, certi mesi addirittura molti di più, probabilmente perché c'è stato un lavoro ancora più intenso, anche di creazione degli elementi, ovviamente questo vuol dire molto. Sotto vedete gli utenti che hanno fatto questi abbinamenti,
La cosa bella di Wikidata è che appunto moltissimi utenti lavorano su questi cataloghi. E come fanno? Non solo attraverso Mix & Match in quanto sito, ma anche attraverso Mix & Match in quanto gadget. E su questo vorrei sostanzialmente chiudere, o quasi. Vedete che se io sono sempre su Emilio Agazzi che abbiamo visto prima, mi compare questo Mix & Match Entries for this item. Questa è una cosa che io ho attivato attraverso il mio CommonJS che voi avete copiato. In particolare si tratta del Mix & Match Gadget, questa riga qui di codice. Il Mix & Match Gadget mi permette di sapere se su Mix & Match ci sono delle entry che sono state abbinate o manualmente, e allora vedo una spunta, these entries already matched to the current item, oppure se sono state abbinate automaticamente a questo elemento, e allora invece vedo questo, match the current entry to this entry on Mix & Match and Wikidata. Cioè, io posso andare a dire a Mix & Match se un abbinamento automatico è corretto e allora schiaccio più e lo confermo, o è scorretto e allora schiaccio meno e lo rimuovo. Questo meno viene aggiunto dalla seconda righina di codice, e cioè user Bargioni MNMX2, che appunto aggiunge la possibilità di rimuovere molto comodamente i match errati. Vediamo se questi due match sono corretti, proviamo a capirlo. Sono rispettivamente il PUST, cioè il Pontificio Università di San Tommaso, e URBS, l'Unione Romana Biblioteche Scientifiche. Allora, qui c'è One Record, mentre nell'Angelicum ce ne sono ben 4 di record. Attendiamo che si carichino rispettivamente. Intanto l'Angelicum si è caricato. Etica del discorso che abbiamo già visto, marxismo ed etica. Storia della filosofia orientale, la filosofia indiana, direi proprio di sì. Questo invece non è disponibile. Wow, questo non è disponibile, strano. Ritentiamo. Possibile che non sia disponibile. Vediamo un po'. Allora io comunque riprovo, faccio un secondo tentativo per vedere se era solo un errore momentaneo. No, non è disponibile. Quindi direi che questo si può rimuovere. Si può rimuovere, mentre il PUST si può confermare. Una volta che io ho confermato il PUST, vedrete che comparirà anche il PUST all'interno di questo elemento. Se io vado in cronologia, vengo a scoprire che il PUST è comparso, appunto viene visualizzato come Angelicum, PUST è un alias, vedete, identificativo PUST o identificativo Angelicum, è comparso l'Angelicum, e quindi appunto ho aggiunto un altro identificativo attraverso il Mix & Match Gadget. Vediamo giusto qualche altro esempio e poi chiudiamo. Mi ero preparato un esempio con... questo l'abbiamo già visto? No, questo allora lo chiudiamo. Ecco, mi ero preparato due esempi, Giovanni Apocauco e Alfonso III d'Aragona. Allora, qui vediamo un altro esempio appunto col Mix & Match Gadget, qui chiaramente l'Enciclopedia Ortodossa mi sta riportando lo stesso personaggio, vedete 1155-1233 che corrisponde a questo, quindi lo confermiamo, così come Giovanni Apocauco del XIII secolo, il VIAF corrisponde al VIAF che ho, a uno dei 4 VIAF che ho, e quindi anche questo si può confermare. E poi se io scendo nell'elemento, vedete là un'altra cosa molto utile attivata attraverso il CommonJS, cioè add more identifiers from VIAF. Questo si attiva sempre col CommonJS ed è in particolare user Bargioni more identifiers.js. Attraverso questo io posso estrarre dal VIAF identificativi delle singole fonti VIAF, vedete DNB che ne ha addirittura 2, LC, Library of Congress, SUDOC, le biblioteche delle università francesi. Io verifico tutte queste belle spunte e lancio Add Checked Identifiers e in 4 colpi vengono aggiunti Reload this page e gli identificativi li vedrete comparire sotto il VIAF. Ad esempio vedete adesso i 2 GND aggiunti attraverso More Identifiers con il loro riferimento al fatto che il VIAF li conteneva in questo specifico cluster in data 9 novembre 2020.
Se io voglio vedere anche ciò che contiene i singoli cluster del VF, posso vederlo senza nemmeno entrarci dentro, in questa comoda visualizzazione, che è una visualizzazione che viene implementata da un altro gadget del CommonJS, vale a dire User Bargioni VFJS. Molto bene. Questa è una visualizzazione molto comoda che, appunto, passando sui diversi cluster VF, mi mostra ciò che i singoli cluster contengono. Se io vado in cronologia, potrò vedere che ho fatto delle aggiunte attraverso more identifiers. Vedete qua che ho aggiunto 4 identificativi attraverso more identifiers. Ultimo esempio, Alfonso III di Aragona, agiamo in modo molto simile. Vedete qua non mi ha caricato la parte di sinistra perché la pagina si è caricata male, nel caso la potete ricaricare e vi comparirà anche, ecco, la parte di sinistra. Re Alfonso III d'Aragona, confermiamo. Re di Aragona Alfonso III nella BNE si può confermare. Alfonso III, re di Aragona di Navarra nell'enciclopedia croata si può anch'esso confermare. Ops, qui, ok, ce l'ha fatta. Molto bene. Scendo fin giù in fondo alle dichiarazioni e prima degli identificativi, abbiamo l'identificativo norvegese e l'identificativo israeliano che si possono anch'essi confermare attraverso more identifiers. La combinazione di more identifiers e del mix and match gadget è una combinazione estremamente potente perché, come potete vedere, mi permette di aggiungere una vasta gamma di identificativi e con grandissima facilità. Nel momento in cui entro in un elemento posso aggiungere una marea di identificativi estraendoli dal VIAF oppure appunto usufruendo della capacità di mix and match di fare una serie di abbinamenti automatici che sono a volte scorretti, nel qual caso si possono rimuovere, ma in molti casi sono corretti e basta confermarli per avere un enorme numero di identificativi. Qui vedete tutta questa serie di identificativi che vedete elencata qui, di fatto sono tutti identificativi che, se poi scorrete la voce fino in fondo, vi compariranno qui sotto. Cioè qui vedete appunto, come dicevo, il VIAF, vedete tutte le fonti VIAF ordinate e poi vedete il British Museum, il CERL, De Agostini, Britannica Online, Find the Grave, Freebase che sarebbe Google, la Grande Enciclopedia Catalana, Grande Enciclopedia Aragonese, altre cose, il Dizionario Biografico Spagnolo, The Peerage, sito di genealogie, Università di Barcellona, questo è un identificativo di controllo di autorità che non fa parte del VIAF, il VBIS, famoso World Biographical International, World Biographical International System, sì, Information System, pardon, WeRelate, altro sito di genealogia, e Wikitree, altro sito di genealogia, più poi 36 Wikipedia che hanno informazioni su Alfonso III d'Aragona. Questo è in generale, secondo me, un buon ritratto di ciò che Wikidata consente di fare. Wikidata, con tutti i gadget che potete attivare registrandovi, permette di fare per quanto riguarda il controllo di autorità. Voi potete maneggiare un singolo catalogo su Mix & Match, potete vedere molto facilmente tutti gli errori presenti in Wikidata o nel vostro catalogo grazie alle violazioni di constraint. Potete quindi correggerli facilmente, potete riempire gli elementi che vi interessano di identificativi di una serie di cose che sono sia biblioteche, sia siti biografici, sia siti genealogici, sia enciclopedie, sia una vastissima serie di cose, e potete farlo con estrema facilità e velocità. Detto questo, abbiamo concluso. Vi ringrazio. Stefano Bargioni, vice direttore della Biblioteca della Pontificia Università della Santa Croce, e anticipo con questa registrazione l'intervento che farò il 9 novembre insieme al dottor Camillo Pellizzari San Girolamo su LinkedIn Open Wikidata. Il sottotitolo "Porta il tuo catalogo nel web semantico" è stato già in qualche modo sviluppato sulla parte, diciamo, relativa a Wikidata proprio da Camillo,
che ringrazio tantissimo per come sempre sa spiegare con tutta la sua esperienza in quel settore questi argomenti. Che cosa tocca fare a me? Sostanzialmente, forse direi, la parte simmetrica, speculare di quello che ha spiegato lui, e cioè come, dove e come posso tenere identificatori nel mio catalogo per poterli poi sfruttare, per attivarli, per farne informazione utile per la catalogazione, per percorsi di ricerca per l'utenza, eccetera. Catalogo, archivio, materiale museale, eccetera, contengono sempre entità. Si comincia spessissimo con gli autori, con i creatori, che sono le entità principali, che sono le più interessanti perché sono i veri protagonisti della cultura. Poi ci sono tutte le altre entità che si possono prendere in considerazione, ma come abbiamo visto, stiamo lavorando e lavoriamo e conviene effettivamente partire dagli autori. Sul catalogo CO della mia biblioteca era stato fatto il lavoro di conservare e sfruttare identificatori provenienti da WIAF, Wikidata, eccetera. Siamo di fronte a un record, che è praticamente l'opera omnia di Albert Einstein, dove ci sono sette agenti indicati, lui stesso, e sei curatori, ben sei curatori o curatrici. Ognuno di questi ha associato un record di autorità. Vediamo il concreto, quello di Albert Einstein, che sicuramente è ricco e completo, o perlomeno certamente ricco. Vediamo la versione Mark, dove possiamo trovare nei campi 024 conservato un WIAF, un ISMI, eccetera. Fino in fondo, in questo caso mi sa che sono proprio in ordine alfabetico, VATLIB e Wikidata. Ognuno di questi ha un suo possibile link attivabile, quindi dall'interfaccia si può arrivare al record a cui è collegato. Ancora più interessante andare su Wikidata, perché su Wikidata si può vedere anche l'esatto contrario, e cioè che il record è posseduto dall'Università della Santa Croce. Andiamo nella zona degli identificativi e il primo che si vede è il primo, perché c'è una funzione che io ho fatto personalizzata per mettere in ordine, se come preferisco, come mi serve i record, gli identificativi, e 25090, come vediamo, è proprio il record che stavamo vedendo prima nella scheda precedente, che è questa, 25090. Torniamo a quelli in alto, WIAF e ISMI, ma appunto, come dicevo prima, quello che a noi fa molto più lavoro è il Wikidata, tutto sommato. Quello del WIAF va direttamente all'elemento WIAF, e quello di ISMI va all'elemento ISMI, eccetera. Queste sono informazioni utili, ovviamente, ma l'utente tendenzialmente non arriva a seguire questi link, non comprende il mark di un record d'autorità, non lo comprende neanche in un record biografico, figuriamoci in un record d'autorità. Allora, vediamolo ancora meglio nel Mark Pro: conservare 024, primo indicatore 7, DORA 2 WIAF, stiamo parlando di Mark 21, nell'Unimark non mi chiedete qual è l'identificatore, il numero del tag, ma sicuramente si possono fare le stesse, conservare le stesse informazioni. Qui c'è un'abbondanza, l'ho già un po' accennato, forse un briciolo esagerata, ma poi capiremo come mai sono così tanti e in qualche modo ognuno di loro qualche utilizzo futuro, attuale o futuro può averlo, ma tendenzialmente è bene conservare, a mio parere, 024 di Wikidata e di WIAF. A volte si conservano anche, per una ragione analoga, gli indirizzi di siti che parlano dell'autore, in questo caso quelli Wikipedia, ma come si vede qui sotto anche
altri che sono stati indicati a giudizio di chi ha catalogato come utili a riguardo per questo autore. Torniamo al record di bibliografico. Eccoci. Una volta che si hanno a disposizione gli identificatori, è possibile pensare di sfruttare direttamente questa informazione per tanti servizi di vario tipo. Uno che abbiamo pensato diversi mesi fa è stato l'Authority Box. Perché è nato l'Authority Box? Si parlava con i colleghi, Alberto, Luigi, Michele, Lucrezia, Giampaolo, che ringrazio per tutto il lavoro che stanno continuando a fare a riguardo, si sono accollati anche alla catalogazione dei record d'autorità con uno slancio sorprendente, devo dire, ma forse proprio grazie a RDA e a questi sviluppi del web semantico. Si parlava, dicevo, del fatto che sempre in un record biografico non si vede mai informazioni del record autorità. Il record autorità non vengono fruiti dall'utenza, eppure possono avere sempre dell'informazione interessante. Aiutano a posizionare l'autore nella scena della storia, storia dell'arte, della sua cultura. Hanno una data, almeno una data di nascita, eccetera. Perché è nato l'Authority Box e come è nato l'Authority Box? È proprio con l'idea di fare in modo che l'informazione di record di autorità venisse avvicinata a quella dei record bibliografici. Se io chiudo l'Authority Box con questa freccia che tiene chiusa tutte le componenti di questo soffietto, si vede facilmente che ognuna di quelle delle sue sezioni descrive uno dei 7 agenti che sono elencati nel record bibliografico. Premendo su ognuno di questi nomi si apre la rispettiva scheda e sull'ultima parte si aprono elementi di configurazione, di informazione di questa funzionalità che è stata aggiunta a COA con uno sforzo, diciamo, relativamente basso, perché si inserisce dentro la pagina web un componente che è una specie di tabella, appunto un soffietto, e mentre sul server di COA uno script Perl, linguaggio che COA stesso usa per tutte le sue funzionalità, è a carico di questo script Perl il riempimento del soffietto e di ognuna delle sue parti. Ecco per esempio Michael Jensen, che cosa sappiamo di lui. Nel record d'autorità di Michael Jensen, nostro record d'autorità, ci sono delle date, una in concreto della data di nascita. Sappiamo anche che è inglese, che è uomo, che ha 8 relazioni con 8 autori, con 7 autori, ma questa non è un'informazione che viene dal record d'autorità, ma dal fatto che questa nuvoletta degli autori è una funzionalità che abbiamo messo su diversi anni fa per rappresentare quali sono le persone che in qualche modo sono collegate attraverso i nostri record biografici con questo autore. E qui sembra dire, e probabilmente è così, lo potremmo anche fare, ma non sprecherei tempo adesso, che ci sono 7 autori collegati in qualche modo a questo Jensen. Ci sono 3 opere dell'autore in questo catalogo, un'opera nella biblioteca digitale nostra, c'è un link offerto per i WorldCat Identities, uno per i WorldCat ID Network, si offre anche una ricerca su Google Books, può essere opinabile tutto questo, e anche oltretutto nelle configurazioni l'utente può anche nascondere alcune di queste visualizzazioni e si dà il link permanente al record di autorità. Passando agli altri autori si vedono più o meno cose simili. In questo caso si vede che ci sono 2 link a Wikipedia. Questi link a Wikipedia possono essere all'interno del record bibliografico, altrimenti tramite Wikidata vengono costruiti al volo.
È molto interessante questa funzionalità perché ovviamente fa comprendere come Wikidata permetta non solo di raggiungere altre informazioni, come può essere andare al VIEF, come può essere andare allo stesso elemento di Wikidata, ma permette di catturare informazione e inserirla e sfruttarla inserendola all'interno del proprio sistema. Vediamo altri autori di questo, curatori in concreto di questo record biografico, troviamo più o meno le stesse funzionalità. Qui abbiamo i nomi varianti che sono provenienti dai 400 del record di autorità. Anche qui abbiamo anche il luogo, non solo le date, ma anche i luoghi di nascita e morte. Anche questo non è particolarmente significativo rispetto a quanto abbiamo già visto, e quello di Albert Einstein è ancora più ricco, ovviamente. E come notate c'è anche la sua fotografia, come le copertine, le coperte, sono state già da anni inserite come elemento grafico accattivante nei cataloghi, le foto di un autore possono dire molto e sicuramente sono, diciamo, sufficientemente intriganti. No? Il tooltip di questa immagine dice click to enlarge, questa è la sorgente di questa foto, è Wikimedia. Così, infatti, come prima dicevo, che possono essere inseriti eventualmente al volo le informazioni dei link Wikipedia, allo stesso modo possiamo pensare che se esiste su Wikimedia la foto dell'autore, questa possa essere inserita qui nel record, nella componente di Authority Books. Ecco Albert Einstein a tutto tondo, 100%, diciamo che l'ingrandimento è eccessivo, possiamo contare i suoi baffi. Andiamo indietro. Ecco dunque Authority Box, cosa riesce a fare? E come è nato Authority Box? Beh, è descritto totalmente questa operazione all'interno di questo articolo su JLIS che ho scritto e che è stato pubblicato all'inizio del 2020. Rimando quindi a questa lettura, se si vuole, ogni discussione anche un pochino più tecnica, ma soprattutto vale la pena parlarne, anche oltre che a leggere l'articolo, vale la pena parlare di come è stato fatto in realtà il lavoro più grosso, cioè non possiamo pensare che a mano su un catalogo che ha quasi 100.000 personal names si possa fare un lavoro di arricchimento degli 0,24, come abbiamo visto prima per Albert Einstein, a mano. È veramente eccessivo, non lo affronta nessuno. Si può pensare ovviamente di fare questo lavoro via via che si crea il record d'autorità, però sul pregresso certamente nessuno ci si mette. Il lavoro che ha spiegato Camillo Bellizzari prima di riconciliazione tramite mix and match è un esempio di come si possa arrivare appunto a fare l'associazione tra i record d'autorità di un catalogo e gli identificatori di Wikidata. Invece l'Università della Santa Croce ci siamo bellamente dimenticati, mix and match, diciamo che non lo conoscevamo ancora probabilmente, ma comunque penso che ancora adesso abbiamo fatto la scelta giusta di passare per una via diversa, che appunto è spiegata nell'articolo di qui sopra di JLIS, perché abbiamo catturato molta più informazione, abbiamo aggiunto molta più informazione del semplice pur potentissimo identificatore di Wikidata, e cioè abbiamo deciso di riconciliare tramite uno script apposito che ha lavorato per alcuni giorni di fila potenzialmente tutti i nostri autori con VIAF, in particolare basandoci sul VIAF. Abbiamo catturato non solo l'identificatore VIAF, quando eravamo certamente sicuri, diciamo quando il software era certamente sicuro di questo match,
e abbiamo insieme preso a tanta altra informazione, per esempio le date che a mio parere sono fondamentali per la identificazione di un autore dentro un catalogo o analoghi sistemi. Senza una data non solo non viene identificato bene, si rischia di non sapere praticamente quasi nulla, un nome e cognome a volte dicono pochissimo, anzi in genere non dicono niente da soli, di una persona. Almeno il posizionamento storico, temporale è importantissimo e appunto necessario quasi sempre per una corretta identificazione. A volte non è sufficiente, certamente. Conviene avere qualche informazione in più, però in genere una data giusta aiuta tantissimo. In tutto quel lavoro di cattura e di arricchimento dei record di autorità, appunto, abbiamo preso tutti gli identificatori, quasi tutti gli identificatori possibili di nostro interesse, ovviamente, perché ce ne sono tantissimi di più dentro il cluster VIAF, e in questo modo abbiamo popolato ben più del 50% dei nostri record d'autorità. E quindi abbiamo fatto un salto in avanti interessantissimo in tutto il catalogo, in concreto la parte dei record d'autorità. Questo era solo un esempio, chissà se serve per comprendere quanto si può fare in un ambiente linked data per il proprio catalogo. O quello che intendo dire ovviamente è che ognuno ha bisogno di scegliere qual è il miglior servizio che può costruire su questo tipo di informazione che si aggiunge sulla cura degli record d'autorità, delle entità, e quindi che possa fare un salto avanti nell'ambito dei servizi che offre la propria biblioteca, il proprio archivio museo. Abbiamo senza dubbio bisogno, e con questo concludo, di un software che sia più orientato alla catalogazione, anzi a questo punto bisogna dire metadatazione per entità, che ci porti a ragionare con questo tipo di concetto, a lavorare con questo tipo di concetto che ci risemplifichi, che ci obblighi, se vogliamo, anche a tenere presente tutti gli ambiti semantici e le ontologie di cui c'è bisogno e che in un certo senso ce le nasconda, anche per evitare che si debba diventare troppo esperti di quello e si perda la professionalità della catalogazione, che invece deve caratterizzare appunto chi lavora in questo settore. Per ultimo, mi va di notare come con Wikidata si stia seguendo una logica di apertura iniziata, almeno la mia esperienza è stata questa, con l'open source di Koa. Prima il software aperto, ora i dati aperti, talmente aperti che è possibile portarli fuori dal proprio ambiente di catalogazione ed esporli in modo che altri ne possano fruire comodamente. L'OPAC ha portato virtualmente l'utenza in biblioteca, vi ricordate, si parlava di biblioteca senza mura. Però ci siamo anche accorti col tempo che stavamo costruendo i famosi impenetrabili silos di dati. E con i linked data sono i dati che escono dalla biblioteca, ed è questa, a mio parere, la vera biblioteca senza mura. Possiamo dire che si viene chiamati a catalogare non più rispetto al proprio ambiente, ma rispetto al mondo. E forse Wikidata ci farà voltare pagina. Grazie per l'attenzione.